piacere di essere qui con te su AstroLove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di sabato, giornata corrispondente al pianeta Saturno, quindi giornata di serietà, giornata di attesa, giornata di pazienza, ma una giornata particolarmente importante ancora per i segni di fuoco. Vediamo cosa hanno a raccontarci gli astri per oggi, sabato 30 settembre 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie più significative di oggi, via via di seguito come queste si esprimono per ciascun segno zodiacale, ti ricordo come di consueto per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica. E se ti fa piacere anche lasciare un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Ora inoltre hai anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti riferiti cioè alla posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto appunto con l'eventuale partner, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, rapporto con i figli, con i genitori, il rapporto con gli altri familiari, con le persone amiche, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, gli spostamenti, i traslochi, i viaggi, lo studio, lo sport, ogni aspetto per te di rilievo, richiedendo un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per darti modo, passo dopo passo, gradualmente, di far tue appunto queste tecniche di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questo oroscopo, che sono appunto la base di questa bellissima mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ma entriamo nel vivo, dicevamo giornata ancora importante per i segni di fuoco, presenza della luna nel segno dell'ariete, si fa marcatamente sentire per i nati la seconda e l'ultima decade, quindi ancora questo spirito di azione, questo spirito d'avventura, non soltanto per l'ariete stesso ma anche per gli altri segni di fuoco, quindi nati la seconda e ultima decade del segno del sagittario e del segno del leone, quindi questo spirito anche di combattività, anche in un senso più ludico, nel senso più giocoso, che porta veramente a vivere la giornata senza mezze misure. Una luna che potrebbe risultare tuttavia un po' fastidiosa per il contrapposto segno della bilancia, per i nati la seconda e l'ultima decade, nonché per i più pacati nati la seconda e ultima decade del segno del cancro e del capricorno. Per quanto riguarda questa luna di oggi, ancora entra in contraddizione anche con il governatore appunto dell'ariete stesso, Marte, in posizione appunto contrapposta, senza entrare in tecnicismi eccessivi, che come se riuscisse così a smorzare questa energia emotiva conferita dalla luna di oggi, con questa energia più protesa appunto a uno spirito di smorzamento dei lati più aggressivi, con questo senso veramente di condivisione di intenti, sicuramente positiva per i nati l'ultima decade della bilancia, nonché dell'acquario e dei gemelli, ma appunto un po' disturbante per questo ariete che quest'oggi risente appunto di questa spinta aggiuntiva della luna, che invece appunto porterebbe a voler essere più che mai combattivo e combattiva. Anche per quanto riguarda il tenore generale, si fa ancora sentire quest'oggi questa presenza del sole un po' fastidiosa per i nati la prima decade del segno dell'ariete, del cancro e del capricorno, viceversa positiva la presenza con un effetto equilibrante a livello del tenore generale per la bilancia stessa dei nati la prima decade, nonché per i nati la prima decade di gemelli e acquario. Ancora top focosità per quanto riguarda anche gli affetti, l'amore, soprattutto per i segni di fuoco, presenza costante ancora di Venere per i nati l'ultima decade di Leone e anche Ariete e Sagittario, mentre la sua presenza potrebbe risultare ancora un po' destabilizzante sempre per i rapporti affettivi più importanti, per i nati l'ultima decade del contrapposto segno dell'acquario, nonché per i nati l'ultima decade di Toro e Scorpione.
sul fronte di concettualità, sia che tu sia operativo, sul fronte professionale, ma anche nei rapporti interpersonali, nella vita privata, sempre importante se appartiene alla seconda decade, anche terza da oggi, della segno della Vergine, del Toro e del Capricorno, questa presenza di Mercurio che è come se ti guidasse in senso più che mai idoneo, metodico, verso il raggiungimento di singoli punti graduali di obiettivi più che mai concreti, più che mai alla tua portata. Ancora una concentrazione non proprio ottimale, viceversa, per i nati la seconda e da oggi tutto sommato anche i nati l'ultima decade del contrapposto segno dei Pesci e per i nati la ultima decade del segno dei Gemelli e del segno del Sagittario. Ma entriamo nel vivo con qualche dettaglio in più, segno per segno. Iniziamo da te, grintoso Ariete, ancora più che mai, anche nella giornata di oggi, soprattutto se appartiene alla seconda e l'ultima decade, grazie a questa spinta aggiuntiva conferitati dalla Luna nel tuo segno, che riesce veramente a enfatizzare quel tuo spirito più combattivo, anche quello spirito di contraddizione in un certo qual modo, pur di raggiungere con rapidità, con veramente forza i tuoi obiettivi, che si tratti di situazioni più serie e professionali, che magari anche fine a se stesse per il gusto veramente di raggiungerle. Questo tipo di energia emotiva è come se entrasse tuttavia in contraddizione con quell'energia del Marte che ti governa, che è come se frenasse questo entusiasmo, questo impeto, inducendoti a insolitamente per te ponderare, prestare attenzione e ascolto anche le esigenze di chi ti è vicino, in maniera veramente un po' disturbante, un po' sfasante per te. Decisamente più equilibrata da questo punto di vista la situazione se appartiene alla prima e la seconda decade. A livello tenore generale c'è una situazione un po' invertita, c'è un buon equilibrio ancora se appartiene alla seconda e l'ultima decade, un sole un po' fastidioso può continuare a farsi sentire se appartiene alla prima, facendoti sentire non proprio al top delle energie. Calore, intensità e impulsività anche negli affetti se appartiene alla ultima decade. Per te, costante e coerente Toro, ancora energie in campo abbastanza particolari sul fronte astrale, particolarmente se appartiene alla seconda e l'ultima decade. Anche nella giornata di oggi potresti in maniera insolita per te farti prendere la mano in maniera molto decisa da certe situazioni che normalmente affronteresti in una maniera molto più ponderata, se non altro dal punto di vista emotivo. C'è comunque una parte di te sempre molto razionale, ben enfatizzata da questo Mercurio favorevole che si appartiene alla ultima decade, ti induce comunque a prendere posizioni molto più misurate, molto più ponderate, sia nella vita privata che eventualmente professionale. Buoni equilibri per quanto riguarda la vita più intima e personale, i rapporti in cui maggiormente tieni, con chi ti vuole bene, con chi ti ama, se appartiene alla prima e alla seconda decade, mentre per i nati l'ultima, certe tue prese di posizione, certi tuoi atteggiamenti, quasi come se volessi pretendere troppo, essere un po' al centro dell'attenzione del rapporto, potrebbe risultare appunto questo tipo di atteggiamento un po' destabilizzante per il rapporto stesso. Buona la forma generale e sempre ottima capacità di concretizzazione con questa spinta fra virgolette fortunata della tua se appartiene alla seconda decade di questo Giove, seppur un po' rallentato, ma sempre positivo per te. Proseguiamo con te, frizzante e intelligente Gemelli, ancora energia in campo decisamente positiva sul fronte astrale, sebbene reciprocamente contraddittorie. Particolarmente se appartiene alla seconda e l'ultima decade, ancora uno spirito d'azione, uno spirito anche perché no competitivo che ti porta a volerti imporre in un certo qual modo sulle persone che ti sono vicine, magari nei momenti ludici o anche nei momenti più seri e professionali, lasciando da parte quel tuo spirito magari normalmente da public relation per voler magari imporre in un certo qual modo certe tue prospettive, in una maniera che può essere comunque molto stimolante per te. Nel contempo, nel tuo modo di agire, invece lasci trasparire un atteggiamento molto più morbido, molto più collaborativo, soprattutto se appartiene alla ultima decade, che rientra magari in contraddizione apparente con questo spirito emotivo di oggi, che è come se ti volesse indurre a voler appunto sbaragliare la concorrenza senza dar spazio a nessuno. Sempre buona la forma generale se appartiene alla prima decade, concentrazione buona se appartiene alla prima e l'ultima, leggermente in calo se appartiene alla seconda con questo Mercurio che ti governa, ancora in posizione non troppo ottimale. Grande intensità, colore, passione, favoriti sempre se appartieni all'ultima decade.
Per te sensibile ed emotivo Cancro, graduale ripresa per quanto riguarda almeno il tuo umore se appartiene alla prima decade, mentre se appartiene alla seconda e l'ultima, questa luna che ti governa in posizione ancora un po' fastidiosa potrebbe risultare appunto un po' destabilizzante per il tuo buon centramento a livello emotivo, con ancora certi tuoi atteggiamenti piuttosto ruvidi anche nei confronti delle persone che ti sono vicine. Anche nel modo di agire, se c'è una buona ripresa, se appartiene alla prima e alla seconda decade, se appartiene all'ultima, questo Marte non troppo favorevole è come se ti inducesse a prendere posizioni, non dico un po' snob, ma quasi come se non volessi tenere in debita considerazione i punti di vista, le opinioni di chi ti è vicino. Buona forma generale se appartiene alla seconda e l'ultima decade, mentre questo sole autunnale potrebbe risultare, come ogni anno d'altro canto, un po' smorzante il tuo buon tenore energetico se appartiene alla prima decade. Soltanto sul fronte più razionale, nella tua dialettica, riesci a essere molto diretto e diretta, molto ponderato e ponderato, con buoni effetti sui tuoi obiettivi se appartiene all'ultima decade con questo Mercurio, che risulta sicuramente molto positivo, soprattutto nella progettualità che richieda notevole pazienza, notevole attenzione ai dettagli e che ti vedono veramente più che mai attivo in questo senso. Andiamo avanti con te, maestoso e carismatico Leone, questo spirito d'avventura, questo spirito di voler vincere a tutti i costi, ancora più del consueto, si fa marcatamente sentire sul fronte emotivo, soprattutto se appartiene alla seconda e l'ultima decade, grazie a questa presenza lunare che ti dà veramente le carte in regola per riuscirci con ancora maggior facilità rispetto al consueto. In maniera quasi contraddittoria rispetto a questa attitudine emotiva che abbiamo appena descritto, c'è questa presenza di Marte che si fa sentire se appartiene all'ultima decade, che può indurti nel modo di scegliere, nelle tue azioni, a prestare ascolto, a dar spazio anche a chi ti è vicino, senza volerti appunto per forza sovrapporre, come invece emotivamente la luna di oggi potrebbe indurti a fare. Buona la forma generale se appartiene alla prima decade, con questo sempre ottimale sole per te, ma è soprattutto la vita più intima e personale a regalarti momenti più piacevoli, intensi e gaudenti nella giornata di oggi, sempre se appartiene all'ultima decade, grazie a questa Venere che continua a colorare con questo tipo di energia i rapporti maggiormente importanti per te. Per quanto riguarda la tua progettualità, sempre di assoluto rilievo la possibilità, se appartiene all'ultima decade, di procedere con un'insolita gradualità pur di raggiungere certi obiettivi che potranno essere misurati ma concreti per te. Per te, metodica e razionale Vergine, ancora una giornata abbastanza particolare, quasi come se volessi un po' rifuggire in un certo qual modo dal punto di vista emotivo da questa energia, da questo flusso che tutto attorno a te continua a farsi sentire in maniera non così interessante per te. Quindi se appartieni alla ultima decade preferisci concentrarti ancora più del consueto su quelli che sono i tuoi intenti, sia di vita professionale che privata, con un atteggiamento più che mai metodico, più che mai attento ai dettagli, pur di raggiungere una sorta di stabilità che risulta più che mai imprescindibile per te. Buona la forma generale se appartieni alla prima decade con questo sole autunnale che continua a essere comunque stabilizzante, equilibrante per te, e anche nel modo di agire, di scegliere, di procedere se appartieni nell'ultima decade si fa sentire questo effetto molto pacato, molto inducente a farti collaborare con chi vicino di Marte, che appunto rispetto al consueto ti dà una sorta di maggior capacità d'ascolto anche in un certo qual modo di idee, prospettive che possono essere comunque facilmente intersecabili con le tue. Per quanto riguarda la vita più intima e personale, ancora possibilità di focosità e passione se appartieni all'ultima decade. Proseguiamo con te, estetica e creativa Bilancia, graduale miglioramento per quanto riguarda il tuo umore, almeno se appartiene alla prima decade, viceversa se appartiene alla seconda e l'ultima, questo effetto un po' destabilizzante della luna potrebbe continuare a farsi sentire. Quindi un atteggiamento piuttosto ruvido, anche insolitamente brusco nei confronti di chi ti è vicino, potrebbe così indurti ad alterare certi rapporti con una scarsa possibilità così da parte tua di prestare ascolto, di essere quell'elemento così mediativo che normalmente riesci ad essere. Ti aiuta in questo senso però a compensare questa energia lunare un po' fastidiosa la presenza di Marte costantemente presente nel tuo segno, che almeno
a livello di azione, a livello di scelta, ti riporta in un certo qual modo sulla cosiddetta retta via, lasciando così scemare questo tipo di energia, peraltro molto provvisorio, della Luna, appunto, come di consueto, che invece potrebbe alterare questi tuoi atteggiamenti, questi tuoi rapporti. Sempre ottimale anche la tua forma generale, se appartieni alla prima decade, con questo sole costantemente presente nel tuo segno, che oltre a farti sentire ben centrato e centrato, riesce appunto a enfatizzare la tua capacità dialettica, la tua capacità veramente di interagire su una sorta di piano di parità con le persone che ti sono vicine. Continua ad esserci buona intensità e grande passione negli affetti, soprattutto se appartieni all'ultima decade. Per te, strategico e inconscio Scorpione, pare esservi anche nella giornata di oggi una sorta di marcia in più, quasi come se volessi procedere a testa bassa, costi quel che costi, in maniera anche un po' insolita per te, soprattutto se appartiene alla seconda e l'ultima decade. Un atteggiamento maggiormente combattivo, è come se entrasse tuttavia in contraddizione alla realtà dei fatti, con una modalità tutto sommato un po' più morbida per quanto ti riguarda, per cui se emotivamente sembri molto portato e portato a spaccare il mondo, per così dire, dopo la realtà dei fatti riesce a essere molto più accomodante, molto più comprensivo e comprensiva nei confronti di chi ti è vicino. Per quanto riguarda la tua forma generale, è sempre ottimale se appartiene alla prima decade, con una capacità anche in questo senso di gestire in maniera oculata le tue forze, con un senso anche di armonizzazione nei confronti di persone e situazioni che ti circondano. Sempre ottimale anche la presenza di Mercurio, se appartiene alla ultima decade, nella tua progettualità professionale, anche nei tuoi intenti privati, che riesce a portare avanti veramente con una notevole minuziosità, un'attenzione al dettaglio che risulta sempre più funzionale all'ottenimento di un risultato concreto. Buona ripresa per quanto riguarda i rapporti interpersonali, se appartiene alla prima e alla seconda decade, qualche momento di defiance, di alterazione, sempre per i nati l'ultima. Andiamo avanti con te, ottimista e avventuroso Sagittario, buone energie ancora nella giornata di oggi, con la possibilità per te anche di armonizzare questo senso anche contrapposto, questo senso magari contraddittorio appunto di questa energia planetaria di oggi. Una luna propizia continua a farsi sentire se appartiene alla seconda e l'ultima decade, colorando la tua modalità più emotiva, di un'enfasi, di un calore, di un colore superiore rispetto al consueto. Nel contempo, specie se appartiene all'ultima decade, riesci comunque a dar spazio anche alle persone che ti sono vicine, con un atteggiamento sicuramente molto meno impositivo e molto meno impulsivo rispetto a quanto appunto la luna di oggi vorrebbe farti avere. Buona forma generale se appartiene alla prima decade, con ancora questa spinta positiva del sole, ma è soprattutto appunto la vita più intima e personale a continuare a regalarti momenti particolarmente gradevoli, intensi e coinvolgenti, grazie alla presenza di Venere che continua a farsi sentire particolarmente se appartiene all'ultima decade. Concentrazione in buona ripresa per i nati la prima decade, ottima dialettica anche con una modalità equilibrata se appartiene all'ultima, soltanto se appartieni alla seconda potrebbe farsi sentire ancora per quest'oggi questa presenza mercuriale un po' disturbante, un po' deconcentrante. Per te, pragmatico e concreto Capricorno, graduali evoluzioni astrali in atto che risultano pian pianino migliorative per te, una forma generale ancora non proprio ottimale, potrebbe farsi sentire con questo sole autunnale un po' smorzante se appartiene alla prima decade, mentre c'è ancora un buon equilibrio se appartiene alla seconda, all'ultima. Situazione un po' speculare per quanto riguarda il tuo umore, con una graduale ripresa in atto se appartiene alla prima decade, una luna ancora un po' destabilizzante, un po' fastidiosa se appartiene alla seconda, all'ultima decade, come se riuscisse così a smorzare quel tuo lato più ponderato e, per così dire, prudente. Anche per quanto riguarda la tua capacità d'azione, sempre buona ripresa se appartiene alla prima e alla seconda decade, questo Marte un po' fastidioso potrebbe farsi sentire se appartiene alla ultima decade, smorzando appunto quel appunto sempre pragmatismo, quella tua capacità di procedere tenendo in debita considerazione ogni elemento in campo senza lasciarti deviare, senza lasciarti coinfondere. Ci pensa comunque Mercurio propizio, almeno se appartiene all'ultima decade, a consentirti di essere ben fisso e fissa su certe posizioni, con uno spirito più che mai analitico, più che mai minuzioso nell'analisi di ogni elemento in campo, pur di riuscire nei tuoi più concreti e importanti obiettivi.
Continuiamo con te, frizzante e anticonformista, acquario, capacità di interazione con le persone che ti sono vicine, con una sorta di sano equilibrio fra spazio a chi ti è vicino, con una capacità veramente di condivisione e prendere delle posizioni molto precise per quanto ti riguarda, senza magari tenere in debita considerazione punti di vista e opinioni di chi ti è vicino. Quindi la giornata in un certo qual modo è come se oscillasse fra queste due opposte tendenze che risultano sì positive per te, ma appunto con questa sfida in un certo qual modo da riuscire ad armonizzare, particolarmente se appartiene alla seconda e ultima decade. Buona forma generale se appartiene alla prima, con questo sole autunnale decisamente molto propizio e capacità da parte tua anche di essere maggiormente analitico e analitico nelle tue prospettive, che tengono in debita considerazione anche tutti quegli elementi, quei dettagli su cui normalmente magari scivoli senza darci eccessiva importanza. Buona ripresa anche per quanto riguarda i rapporti interpersonali con l'eventuale parte, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, almeno se appartiene alla prima e alla seconda decade, ancora qualche momento di non perfetta comprensione, di facilità di intesa, viceversa se appartiene alla ultima decade, con questa presenza ancora un po' fastidiosa di Venere. Concludiamo con te, fantasioso e profondo pesci, ancora energie in campo abbastanza particolari rispetto al tuo standard abituale, quindi rispetto a quel modo molto morbido, molto pacato di procedere, come se quest'oggi potesse emergere in te uno spirito più, non dico combattivo, ma sicuramente più incisivo, più diretto, più schietto rispetto appunto a quella capacità d'ascolto molto morbida che normalmente ti caratterizza. Buona la forma generale e anche la tua capacità d'azione diretta alla collaborazione nei confronti di chi ti è vicino. Per quanto riguarda la tua concentrazione, graduale ripresa non soltanto per i nati la prima ma anche per i nati la seconda decade, mentre potrebbe emergere ancora qualche scetticismo, qualche momento di perplessità per quanto riguarda la tua analisi delle situazioni in campo se appartiene alla ultima decade con questo Mercurio, che appunto potrebbe risultare non troppo favorevole per te. Per quanto riguarda il modo di vivere i rapporti personali, l'amore, i sentimenti più importanti, c'è ancora spazio per una maggiore schiettezza anche in questo senso da parte tua, al di là di quel modo più così di sensibilità e di romanticismo che risulta più importante e imprescindibile per te. Per quanto riguarda la tua capacità di concretizzazione, sempre positiva, seppur rallentata, la presenza di Giove se appartieni alla seconda decade. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove, come di consueto per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti. Qualora ancora non avessi fatto, ti invito a iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica, e se ti fa piacere anche metterci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Ora inoltre anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti, riferiti cioè alla posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto con l'eventuale partner, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, rapporto con i figli, con i genitori, il rapporto con gli altri familiari, con le persone amiche, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, gli spostamenti, i viaggi, lo studio, lo sport, ogni aspetto per te di rilievo. Richiedendomi un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per darti modo passo dopo passo
di entrare nel vivo, di comprendere sempre più questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono appunto la base di questa bellissima mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale a domani, e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!